Chiamo Sam. Sam, è il tuo amico Deadman che parla. Per assicurarti di essere sulla buona strada, controlla la bussola. Ti guiderà sempre senza errori, a patto che tu abbia una destinazione. Non c'era solo il QG della Bridges. Lì aveva sede anche il movimento ricostruzionista. Se la Presidente non avesse avuto bisogno di cure, non sarebbe mai andata via. E quindi neanche noi saremmo andati via. I vitali mostrano tutti la stessa tendenza. E non c'è possibilità di recupero? Nessuna, a quanto vedo, no. Va bene, dovremo iniziare a dare disposizione. Sam! Sono io, Deadman. Scusa, mi ero dimenticato.
Purtroppo le sue condizioni di salute sono peggiorate. Grazie. Servirà ad attenuare il dolore. In modo che lei possa parlare con te in questi ultimi istanti. Lei? La prima e l'ultima donna presidente degli Stati Uniti. Te la ricordi, vero? Ti ha cresciuto lei? Non mi sembri vestito per l'occasione. Cambiati prima di entrare. Quello è il braccio destro della presidente, il direttore della Bridges. Dai Hartman. Ah, tu eri nella Bridges 1. Allora non ci sarà bisogno di presentazioni. Quanti sono, Sam? 10 anni? Guardaci, dei senza morte che si rivedono così. Sì, anche io. Sono lieto di rivederti. La presidente ti aspetta. È tua madre, Bridget. Non è molto in sé, ma sono sicuro che ti riconoscerà. Signora Presidente, ecco qui Sam. Ora vi lasciamo soli. Sam, sapevo che saresti tornato. Tu stai bene. Sì, lo so che tu mi odi. Te lo ricordi che Amelie è andata a Ovest? Ci ha messo 3 anni ad arrivare. Sta cercando di ricostruire il paese. L'idea non ti ha abbandonato, eh? Sei tu che volevo mandare, Sam. Il tempo sta per scadere. Devi aiutare Amelie, ha bisogno di te. Insieme ci aiuterete a riconnetterci. Così l'America tornerà unita. Sam, se non torniamo a essere tutti uniti, l'umanità non potrà sopravvivere. Il paese non ci serve, non più. Invece sì, da soli non c'è futuro. No, l'America è finita. Bridget, tu sei la presidente di un cazzo di... Sam, ascoltami! Tu... No! T
Ti prego. Allora sei disposta ad aiutarmi? No, io... Ti voglio bene, Sam. Io ti aspetterò sulla spiaggia. Signora Presidente! Oh no! Ok. Dottore, ci serve aiuto! Tutti qui, presto! È in fibrillazione, datemi 150 cc. Non sta rispondendo. Battito è calato. La Molly! La stiamo perdendo. Ora del decesso. Ascolta, nessuno deve sapere che la Presidente è morta. Se si viene a sapere, la Bridges è finita. Quello che è successo non deve uscire da questa stanza, hai capito? Sì, direttore, ma c'è il problema del corpo. Senza lo smaltimento cadaveri... Per quello siamo a posto. Sam, prima di morire la Presidente ha stretto un contratto con te. Di che stai parlando? Fai parte della Bridges e lavorerai insieme a noi per ricostruire l'America. Credi di potermi assumere, come voleva fare lei? Beh, ci è riuscita. Guarda cos'hai al polso. Se non è simbolico questo, dimmi che cosa lo è. Direttore, il cancro si era esteso a ogni parte del corpo. L'espianto degli organi è fuori questione. E non c'è bisogno di un'autopsia. Il suo corpo deve essere cremato prima che possa andare in necrosi. Altrimenti questo posto diventerà un cratere. Cosa volete che faccia? Non abbiamo corrieri in questo momento. E quelli dello smaltimento con cui hai lavorato sono morti. Ma il corpo della Presidente deve essere cremato. La strada da Capital Knot City all'inceneritore è stata distrutta dalla voragine. E ora ci si arriva solo a piedi, attraverso i monti. Ma la densità chirale laggiù è fuori controllo. Ci saranno delle CA. Per il lavoro servono dei requisiti, le DUNS, essere riemerso. Quindi io? Perché? Sam, perché sei già in servizio. Mettiti al lavoro, Sam Porter Bridges.
posso dire una cosa? La presidente Strand credeva nel ricostruzionismo americano. Lei ha lavorato senza sosta per poter riunificare la nazione. Senza di lei la Bridges non esisterebbe. Meriterebbe un funerale con tutti gli onori. Ma questo ora non è possibile. Se lei muore, l'America muore. Senza di lei la Bridges non esisterà più. Ascolta. La cremazione dovrà essere eseguita nella più totale segretezza. Possiamo anche provarci, ma dopo? Chi prenderà il suo posto? Rassegnatevi. L'America è finita. Sam, l'America non è ancora morta. Ma ha detto che morirà se Bridget muore. Anche se lei ci ha lasciato. Una nazione come l'America merita di avere un presidente. Come, che dici? Non parliamo di questo ora. Ciò che conta è che noi porteremo a termine il lavoro di tua madre e ricostruiremo l'America secondo i suoi piani. È per questo che esiste la Bridges. Ora tocca a te fare il primo passo, Sam. E portare il corpo della presidente all'inceneritore. Se non torniamo a essere uniti, l'umanità non sopravviverà. Sei tu che volevo mandare, Sam. Il tempo sta per scadere. Ti voglio bene, Sam. Io ti aspetterò sulla spiaggia. L'inceneritore è a sud-ovest. Ricorda che dovrai attraversare il territorio delle CA. Abbiamo costruito l'inceneritore sulle montagne per evitare che la materia chirale contaminasse la città. Non ti sarà facile portare un corpo fin lassù. Sarai monitorato giorno e notte. In caso di problemi ti daremo supporto attraverso le MNIC. Ricordartelo, ma ogni minuto è cruciale quando si trasportano cadaveri da smaltire. Passate 48 ore dall'arresto cardiaco, si trasformano in CA, pronte a farci la festa. Thank you.
presidente Bridget Strand simboleggiava il ricostruzionismo americano. Anche quando il paese è andato in rovina e il suo popolo si è disperso, ha portato avanti la convinzione di poterlo riunificare. La gente riteneva che l'America potesse ancora risorgere, perché tutti credevano in lei. Crediamo di poter ricostruire ancora il nostro paese. L'America è viva. Insieme allo spirito immortale di Bridget.
Questo è per te. Grazie per l'aiuto. Sì, sì, così. Qualcuno mi sente? Se mi vuoi.
Qualcuno mi sente? Questa parte! Ehi! Questo è per te. Grazie per l'aiuto. Questo è per te. Thank you.
questo il posto, eh? La zona è in rapido aumento. Si prevede cronopioggia intensa, devi tornare subito qui. Sam, brucia l'altro carico prima di andare. Che cos'è? EBB-28. È l'unità che era stata assegnata a Igor. Era collegato a te quando ti abbiamo trovato nel cratere. E perché è qui? Ne è stato disposto lo smaltimento. Central Note è andata col nostro quartier generale. Perché quel coso non ha fatto il suo lavoro, è tutto nel registro di Igor. Ma è ancora vivo. Non può essere riparato e non può sopravvivere fuori dalla capsula. Lo so che ti fa pena, ma ormai la decisione è presa. Deve essere eliminato. Il direttore ha dato il via libera. Thank you.
Sam, le tue condizioni? La densità chirale è in aumento. Condizioni da schifo. Sono circondato. Sarà per via dei cadaveri che non siamo riusciti a portare agli inceneritori. Sei nel loro territorio, purtroppo. Vuoi aspettare che spiova? No. Si avvicinano alla mia posizione. Devo filarmela prima che si accorgano di me. Sam, se uno di quei cosi ti mangia, comparirà una voragine. Tu sopravviverai, certo, ma la zona circostante rimarrà un cratere. Mi è venuta un'idea. Accenditi, stronzetto. Forse è vero che sei difettoso. Bravo. Prenditi utile. Occhi aperti e muoviti piano. Già, una roba terrificante, vero? Thank you.
Avvio stazione. Scansione i libri. Controllo i libri. Ok. Accettato. Ce ne sono? Sam Porter Bridges. Benvenuto a Capital Knot City. Dirigiti al centro logistico. Sam, ritorna al centro logistico. Vedi la posizione sulla bussola. Miracolo che siate riusciti a tornare. Se qualcuno dotato di Dooms si collega un feedback come quello acustico, paure e stress vengono amplificati e così si rischia di finire in un posto da cui non si può più fare ritorno. Mi dispiace, ma quel BB è stato usato oltre ogni limite. Smaltirlo è l'unica opzione.
datti una ripulita e vai nell'ufficio della presidente. Dobbiamo parlare. Sam, te l'avevo detto che le Dooms e i BB erano una combinazione pericolosa. Ah, forse è necessaria una doccia. Sei ancora coperto di chiralium. Non voglio che la presidente ti veda così. Di che diavolo parli? È morta. Sei arrabbiato. È per via di BB-28? Va a farti fottere, non sono il tuo fattorino. Beh, ad ogni modo direi che il BB ti deve la vita. No, siamo noi che gliela dobbiamo, te incluso. Come vuoi. Me ne prenderò cura io. Porgi i miei saluti alla presidente. È quasi ora di andare, Sam. Tieni. È una chiappa sogni. Portalo quando dormi e io terrò lontani gli incubi. Io sarò sempre accanto a te. Privata. Ringrazia la Bridges. Prova un attimo per ripulirti e lavare via il tiraglio. Poi vai nello studio della presidente.